una doppia anima si annida tra queste linee elaborate e distintive. La nuova generazione di Renault Mégane unisce forme definite con arte e contenuti tecnici dal peculiare dinamismo. Cresciute lunghezza circa 4,40 m, larghezza poco più di 1,80 m senza gli specchietti e passo quasi 2,70 m, più bassa di 25 mm rispetto alla precedente generazione, poco meno di 1,5 m, la nuova Mégane presenta un aspetto scolpito, a tratti tondeggiante e saltato da caratteristici fari impreziositi da fasci LED, il cui disegno è immediatamente riconoscibile e cerchi in lega fino a 18 pollici dal design curato. All'interno aumentano spazio e comfort, amplificato quest'ultimo da rivestimenti e materiali che trasmettono morbidezza e carattere. Più ricercato l'ambiente della berlina, più grintoso quello della GT. Basata sulla piattaforma modulare CMF, la stessa di Espace e Talisman, la nuova Mégane può essere arricchita con dispositivi indirizzati all'infotainment, un AirLink Hue abbinato ad ampi schermi da 7 o 8,7 pollici, sicurezza e assistenza alla guida rappresentata dalla tecnologia Multisense associata ai sistemi ADAS e un prezioso head-up display e, solo sulla Mégane GT, il raffinato 4 Control firmato da Renault Sport, che interagisce con lo sterzo e le quattro ruote, esaltando le qualità della vettura soprattutto in curva. La spinta del propulsore Energy 1600TC da 205 cavalli della Mégane GT, abbinata a un cambio doppia frizione di 6-7 rapporti, sottolinea le caratteristiche spumeggianti della sua potenza in modalità sport. Forza che comunque resta marcata anche nelle altre impostazioni. Altrettanto concreto è dotato di una vigorosa coppia l'Energy DCI da 130 cavalli della berlina in prova, associata a un cambio manuale 6 rapporti costante e diretto. Proposta in Italia dal prossimo gennaio con differenti colorazioni, motori e allestimenti, tra i quali anche una caratteristica GT Line. La gamma della Mégane berlina parte da 18.650 euro con motore 1200TC da 100 cavalli, mentre la variante GT Line è proposta da 24.950 euro con 1200TC da 130 cavalli. Infine la GT da 30.150 euro. Più avanti quest'ultima riceverà anche un motore diesel Energy 1600 DCI da 165 cavalli da 32.550 euro. 50 euro.